È una emozione fortissima perché dopo un anno torniamo a riappropriarci delle nostre strade ed eravamo e siamo una comunità dispiaciuta per tutto quello che abbiamo visto quest'anno e per non aver avuto la possibilità di farci rivedere e di ritornare ad essere visibili. Invece oggi lo possiamo fare, possiamo dire con orgoglio e ostentazione, come il nostro slogan, che ritorniamo finalmente a riappropriarci delle nostre strade con i nostri corpi. È un Pride sicuro, lo faremo senza carri, lo faremo con le mascherine, un Pride come non si è mai visto, ma questo non toglie la favolosità e l'importanza con i temi di attualità, come ad esempio il DDL Zan. Come voi siate normali, noi siamo normali, respiriamo, mangiamo, facciamo tutto quello che fate voi e amiamo chi più ci piace, come lo fate voi. Oggi è un po' la piazza del non un passo indietro, quella che dovrebbe, diciamo, sponsorizzare, dare una spintarella a questo DDL Zan che sembra un po' bloccato dall'ostruzionismo politico. È verissimo, è verissimo. Voi avete detto nessun passo indietro. Io invece vi ricordo solo delle parole che usò mia madre quando gli dissi che ero gay e mi ha detto non dovevo mai abbassare la testa. E se l'abbassavo era per guardarmi le scarpe. Il messaggio che vogliamo mandare oggi è quello che vogliamo mandare dal 1994 a oggi, 1994, anno del primo Roma Pride. Noi ci siamo visibili, siamo orgogliosi dei nostri colori, delle nostre provenienze, delle nostre sessualità, dei nostri orientamenti di genere. Il Roma Pride è tutto. È una cosa che ci riguarda tutti, che non riguarda solo i gay, come dicono, riguarda tante categorie e soprattutto non deve avere più rallentamenti, più blocchi, più ingerenze, perché veramente ora ce n'è bisogno e abbiamo visto anche solo venendo qui che purtroppo ce n'è bisogno, perché abbiamo ricevuto pochi apprezzamenti durante il percorso per arrivare. Siete insultati? Abbastanza. Ci siamo anche abituati, però non è normale ed è ora che non sia più un'abitudine, insomma. Ti senti un po' delusa da questa politica che ha rallentato tanto questa approvazione? Beh, penso che la mia intera generazione sia delusa dalla politica da un bel po' per tante cose e questa è solo l'ennesima conferma di un sistema che ancora si ostina a non funzionare, ancora non ci include, non ci dà la possibilità di esprimerci e di far valere le nostre scelte. Il Pride è una situazione inclusiva, quindi si include qualsiasi persona che è credente, non credente, che ben venga. Però la Chiesa non deve toccare il DDL Zan, perché la Chiesa è vero che anche quella è politica, ma non deve adesso. In questo momento non è la sua preoccupazione principale, non deve, perché d'altronde non gli compete. Siamo, come ci dicono loro, tutti figli di Dio e che ben venga, allora ci diano anche i diritti come tutti figli di Dio. Oggi è la giornata del nessun passo indietro, soprattutto per l'approvazione del DDL Zan. Cosa pensi un po' della posizione che ha avuto la Chiesa in questi giorni? Io credo che la Chiesa abbia fatto il suo dovere, per quanto uno Stato che ha un suo istituto e un suo editto. Penso che però non possa andare a influire su quello che decide invece uno Stato laico. Si rifanno su un concordato che è vecchio e stravecchio, un concordato che ricordiamoci è stato firmato nel 1929, sto parlando dei patti lateratensi, con un governo fascista e l'Italia oggi ripudia il fascismo. Di conseguenza io credo che quel concordato non può avere più nessun tipo di valore e peso per uno Stato civile come quello italiano. La presa di posizione della Chiesa, come dire, esiste il concordato, aboliamolo. Penso che oggi se Gesù Cristo fosse vivo sarebbe qui con noi, il Gesù dell'accoglienza, il Gesù che accoglieva le prostitute, il Gesù di chi è senza peccato scagli la prima pietra, non la Chiesa del giudizio, del peccato, della paura, la Chiesa dell'accoglienza.